Ehi, hey, io sono Virgic e benvenuti in un nuovo video. Oggi voglio fare un video un po' particolare. Allora, alcuni di voi sanno la realtà di questo video, altri non la sanno ancora. Vi spiego tutto piano piano. Allora, innanzitutto il concept del video è che non ci saranno tagli, ok? Quindi io non editerò, non monterò questo video. Sarà tipo un take solo. Allora, adesso vi appoggio perché devo tirare su le tapparelle, ok? Qua della finestra. Volevo fare un'inquadratura carina, non si vede nulla. Non si vede nulla lo stesso. Vabbè, questo è il bello della diretta, capite, ragazzi? Vabbè, facciamo finta che così si veda tutto molto bene. Quindi, ok, almeno entra più luce. Allora, praticamente, che cosa è successo? Sono stata a Genova questo weekend da Federico Asso, Assini, chiamatelo come volete, e praticamente volevo registrare il vlog, volevo registrare un video. L'ho fatto? Ovviamente no, perché stavamo insieme, ci siamo divertiti, c'era la sua fidanzata, c'era la mia amica e abbiamo conosciuto i suoi amici di Genova e tutto, e quindi mi sono dimenticata completamente di registrare il vlog. Sono una pessima persona? Assolutamente sì. Pazienza, fa lo stesso. Ad ogni modo, vi dico che ore sono. Sono le 10:21 di lunedì 7 giugno e ho deciso che appunto questo video sarà senza tagli, come vi ho già detto, e quindi metterò alla prova le mie capacità di parlare, le mie capacità, sì, verbali, perché capite, inizio già malissimo, e cercherò di parlare per circa 10-15 minuti senza interruzione, raccontandovi qualsiasi cosa. Allora, io vedo qua in alto, sono già passati 2 minuti, quindi sono già stata brava. Non ho ancora fatto colazione, ho fame. Mi sono solo messa su un po' di mascara e qua non ho messo il correttore perché c'è tipo c'è questo sfogo, non volevo coprirlo. Prima lo lascio sfogare, poi lo coprirò. E volevo appoggiarmi, non mi piace stare in piedi. Allora, come facciamo per appoggiarmi? Sedia, ok. Utilizziamo questo come. Oh, no, utilizziamo il mio telefono, lo metto in muto. Vabbè, posso anche stare più indietro, ok? Sto più indietro, va bene. Sto qua, sposto la sedia. Bene. Allora, amici miei, devo parlare ora a vanvera, ok? Sono pronta, è il mio forte questa cosa. Vi posso raccontare che ho molta ansia perché tra poco avrò l'esame di patente nautica e non ho ancora studiato niente, non sto studiando assolutamente nulla. E sono stupida perché io so che non sto studiando, ma non ho ancora l'ansia, quindi io finché non ho l'ansia non studio. E è un grande problema questo, perché lo faccio sempre, ok? E io finché non ho tipo la scadenza fra 2 o 3 giorni, non mi viene voglia di studiare. Grazie mille per il rumore di sottofondo, non so che cosa sia, mi dà fastidio assolutamente sì, posso editare il video assolutamente no, ok? E è una challenge che ho deciso di fare con me stessa, ok? Non perché mi ero dimenticata di filmare il video, no, perché ho deciso di fare questa cosa. Beh, in realtà entrambe le cose, se ci pensate, ma torniamo a noi, stavo dicendo. E quindi, non studiando, mi sale l'ansia alla sera, ok? Cioè, tipo, qua, prima di andare a dormire, quando io appoggio la testa sul cuscino, mi sale un'ansia assurda che voi non avete capito, no? La gente si fa i film mentali con le loro crush, io mi faccio i film mentali su quando verrò bocciata all'esame di patente nautica. Molto bene. In tutto ciò devo anche filmare un cortometraggio per l'università, perché sapete che sto facendo il cambio di università, io ho iniziato informatica, ma diciamo che non è ciò che mi piace, e quindi volevo cambiare a regia o a scienze della comunicazione. Il test di scienze della comunicazione ce l'ho domani, ho l'esame, sì, domani mattina, aiuto, speriamo in bene, vabbè. Invece per il corso di regia devo inviare tutto entro metà mese e metà mese significa settimana prossima, perché settimana prossima è metà mese. Non l'ho ancora fatto, come al solito, stessa storia di patente nautica, però mi sono imposta di filmarlo mercoledì e giovedì, questo. Quindi speriamo in bene e spero che venga carino, non lo so. Io mi sto impegnando a pensarlo, però poi come verrà effettivamente non ne ho più pallida idea. Oppure ho comprato un attrezzo che è tipo un gimbal, quindi stabilizza il video del telefono, ok? Cioè tipo se io faccio un video dal telefono me lo stabilizza e così non viene tutto mosso. Però non ho ancora capito come utilizzarlo e tipo quando lo uso trema tutto, fa tipo drrr, e cioè se mi serve per stabilizzare se tu tremi e la tua funzione è inutile, ok? Vabbè.
In tutto ciò, che cos'altro posso raccontarvi? Quindi vi ho detto dell'università, vi ho detto della patente nautica. Ah, basta, sto vivendo a casa da sola, non c'è mamma, non c'è nessuno, sono da sola e non c'è nessuno, sì, esattamente. Però diciamo che sono stata tipo un giorno da sola, perché poi il giorno dopo sono partita. È noioso verso sera. Durante la giornata è fantastico perché riesci a fare tipo mille cose in più perché non hai nessuno che ti disturba. Però verso sera, vi giuro, è tipo super deprimente perché tipo sei lì, cosa faccio? Mi guardo un film da sola, che noia. Mi metto sul divano da sola, che noia. Mangio la mia cena da sola, che noia. È uno sbatte assurdo. Però vabbè, oggi vengono i nonni a trovarmi, viene anche mamma perché deve portarmi la macchina perché sono senza macchina, infatti ho il frigorifero vuoto. Completamente vuoto, cioè tipo la spesa sarà da 2 mesi che non stiamo andando a farla e quindi dovrò assolutamente andare a fare la spesa. Prossimo vlog, aspettatevi una giornata con Virgi, che tra l'altro ho notato che sono i vostri vlog preferiti, cioè ho visto che vi piacciono particolarmente i miei vlog in cui vi faccio vedere le mie giornate, in cui vado in giro, in cui boh, vi porto con me, ecco. Non è che la mia vita sia così interessante alla fine, però boh, a voi piace. Comunque, stavo pensando l'altro giorno, tipo, c'era qualcuno che mi aveva commentato sotto a una storia di Instagram, se non sbaglio. Mi aveva commentato con Virgi, che bello, vorrei avere la tua vita, una roba del genere. Tipo, no? Cioè, tipo, no? Ma la cosa che secondo me non si capisce dei social network è che tipo viene mostrato un centesimo di ciò che accade realmente nella vita. Cioè, quelli che mi commentano, io lo so che tu che stai guardando sei una di quelle persone che commenta sotto i miei video: oh mio Dio, come sei produttiva! Io no, ragazzi, io non faccio niente, io faccio solo le cose quando devo filmare i video perché mi sento in colpa altrimenti, ok? Cioè, in realtà, tipo, filmare i video è l'unico stimolo reale che ho per fare le cose. Perché, tipo, io se no nella mia giornata non farei assolutamente niente. Invece, quando filmo, dico: dai, Virginia, ti devi impegnare, devi metterti a studiare, devi andare a fare questo, devi andare a fare quell'altro. Perché io realmente sono un po' una scansafatiche, io. Se potessi rimanere a letto tutto il giorno a guardare Netflix, probabilmente lo farei. Esatto. Come vi raccontavo, no? La sindrome da Covid, quella che io chiamo la sindrome da Covid, io ce l'ho assolutamente. Quella cosa che prima già non ero una persona che aveva voglia di fare chissà che, cioè nel senso, non è vero, facevo tantissime cose. Mi svegliavo tipo la mattina alle 4 per studiare, andavo a scuola, finivo scuola, uscivo, andavo a piano, andavo a canto, andavo ad atletica, andavo a nuoto, andavo a danza e facevo di tutti i colori. E poi dopo andavo in radio, finivo che erano tipo le 8 di sera, tornavo a casa alle 9, mangiavo, mi addormentavo alle 4 di mattina e ero di nuovo in piedi. Sì, succedeva, però in realtà sono una persona che sta bene anche non far niente, ok? E invece quando registro video di YouTube mi piace fare varie cose, cioè fare tante cose diverse, che però, perché se no, cioè, mi immaginate tipo un video di YouTube in cui non si fa assolutamente nulla, idio sdraiata a letto per tipo 20 minuti. Bel video Virginia, interessante. No, ovviamente non interesserebbe a nessuno, si dice sì. Non piacerebbe a nessuno, ha molto più senso detto così. Ok, e niente, comunque avete visto che vi sto intrattenendo da 8 minuti e mezzo, ho parlato a vanvera fino ad adesso, mi piace fare così, e parlo sempre a caso, infatti tipo, non mi ricordo l'altro giorno, ah sì, stavamo facendo un test su RDS Next, che a me piace fare tipo i quiz, avete presente quelli che trovate su internet, tipo, che verdura sei, che frutta sei, ok? E praticamente c'era scritto tipo no, in un appuntamento, cioè ad un appuntamento come ti comporteresti? A parte che, come sapete, la mia vita sentimentale è pari a zero, ok? Ma sorvoliamo su questo fatto. Sta arrivando una luce divina dentro la stanza, non so se si vede dalla telecamera, ma tipo mi sono illuminata d'immenso. Ecco, ora se ne sta di nuovo andando via, perfetto. Comunque, praticamente questo quiz ti chiedeva: ad un appuntamento come ti comporti? Si creano dei silenzi imbarazzanti, trovi sempre qualche argomento nuovo o qualcos'altro? Io tipo,
Ma io non sto zitta un secondo se mi lasci parlare, cioè, ma posso parlare da sola per tipo 5 ore, ma va, giornate intere? Ti pare che a un appuntamento sto zitta? No, ma va, silenzi imbarazzanti con me, non credo proprio. Sto tipo io così. Allora, che cosa mi racconti? Che cosa hai fatto oggi? Tipo inizio ad intervistarli come se fossero su RDS Next. Immagino il mio futuro appuntamento. Andiamo in giro e io. Nome, cognome, anno di nascita, segno zodiacale. Sono quali sono le altre domande? Numero totale di follower sommando tutti i social network, tipo, ma un solo Instagram e io. E non mi importa, continua pure, vai avanti. Come chiameresti un cucciolo di pinguino? Questo poverino, secondo me, si traumatizzerebbe, andrebbe via, tipo urlando, scappando da me e bloccandomi ovunque. Potrebbe accadere anche quello, ma assolutamente sì. Comunque, stavo pensando, non ho fatto l'intro di questo video. Va bene. Ehi, io sono Virgic e benvenuti in questo nuovo video che ho iniziato 10 minuti e mezzo fa e mi sono dimenticata di fare l'intro. Questa cosa succede spesso, però poi monto la clip all'inizio del video, ora non posso farlo, ok? Prima di iniziare il video però volevo ricordarvi di andarmi a seguire su tutti i miei social, mi chiamo sempre Virgic, che si scrive VirgitSCH, non posso scriverlo, ok? Troviamo un modo per farvi vedere come si scrive VirgitSCH. Ho preso un foglio, ho preso una penna. E ora lo sto scrivendo. Allora si scrive VirgitSCH. Si scrive così. Dovete andarmi a seguire su tutti i miei social. Io mi chiamo esattamente così. VirgitSCH. Non metta fuoco. Ok, perfetto, si è messo a fuoco. Ne ho un sacco di social network. Ho Instagram. Ho Instagram, ho TikTok, ho YouTube. Ah beh, se state guardando questo video, seguitemi. Ho Pinterest. No, ragazzi, Pinterest, ma quanto è bello! Cioè, adesso, detto sinceramente, secondo me è super sottovalutato come social network Pinterest, perché a me mette un sacco di buon umore. Praticamente, per chi non ha Pinterest, non l'ha mai visto, non so di cosa stia parlando, è tipo questa applicazione in cui praticamente tu. Cioè, la gente carica delle foto come se fosse un po' Instagram, però non sono foto come su Instagram che tipo sono di te stesso, di tu che ti fai un selfie, ok? Sono tipo foto di aesthetic, magari. Avete presente che c'è cioè, tipo. Sorvoliamo su questo fatto che ho appena detto, perché se mi metto a spiegare che cosa significa, finiamo il video dopo domani. Quindi. Foto carine, magari foto di frasi, di scritte, così, però è super rilassante perché tu entri, te le puoi salvare in delle bacheche e ci sono tipo bacheche diverse e poi trovi ispirazione per qualsiasi cosa. Quindi ammetti, hai una giornata giù, trovi l'ispirazione giusta per affrontare al meglio questa giornata. Oppure tipo, sei super contento perché ti devi rifare la camera nuova, ok? E tu vai lì e tipo cerchi ispirazioni per camere da letto nuove e trovi. Tutte le ispirazioni dell'universo e tipo dici no, bellissimo, questo lo metto, questo lo metto, questo. Stupendo, stupendo. Oppure hai, boh, stai facendo, rifacendo la cucina di casa tua? Lì sicuramente troverai delle ispirazioni. Hai un animale e vuoi comprargli un collare nuovo? Lì troverai un sacco di idee di collari nuovi che puoi mettere al tuo cane. Vi giuro, è un posto stupendo perché poi non ci sono insulti, come invece ci sono sugli altri social network. Non c'è gente che ti insulta, non c'è gente che commenta ciò che fai. Cioè, capito? Tu vuoi salvare quello che vuoi e la gente non ti dice niente e lo guarda e se gli piace lo ricondivide anche lui, se non gli piace se ne frega. È tipo una filosofia di vita, ragazzi. Secondo me è la mossa. Stupendo. Pinterest mi piace tantissimo. E poi, vabbè, io sono particolarmente fissata con le frasi motivazionali. Le frasi motivazionali sono quelle tipo di Hannah Montana. La vita è una scalata, ma la vista è grandiosa. No, vabbè, ma in generale sono tutte quelle che tipo ti dicono: dai, non abbatterti, ce la puoi fare, c'è un momento no, ma secondo me riuscirai a spaccare anche se questo momento è un po' così. E a me aiutano un sacco perché tipo magari sono lì un po' depressina, poi vedo la frase giusta che mi colpisce dritto al cuore e dico: tu mi hai svoltato la giornata, signora. Comunque, ragazzi miei, non ho ancora fatto colazione. Giusto così per saltare da un argomento all'altro, non ho ancora fatto colazione, mi sta venendo una fame assurda. Ho un po' di focaccia di Recco che non ho finito ieri perché ho detto me la mangio come merenda, poi in treno.
non ci si toglie la mascherina, ragazzi, non toglietevi la mascherina quando siete in treno o quando siete in giro, tenetela sempre su. E quindi ho detto no, vabbè, non me la posso mangiare in treno. Poi dopo, alla sera sono arrivata, sono andata a casa della mia amica, sono andata a mangiare la pizza. E quindi poi non ho mangiato la mia focaccia di Recco. E quindi ora la devo mangiare, me la mangio adesso per colazione. Tra l'altro non so neanche che ore siano, ma ho messo il telefono come cavalletto, quindi non posso vedere che ore sono, ma pazienza. E niente, però comunque volevo dirvi che questo weekend mi sono molto divertita a Genova da Fede. Voglio andare a Los Angeles, non c'entra nulla. Voglio andare a Los Angeles quest'estate, ci sto realmente pensando, tipo partire e farmi 2 settimane almeno, sì, meno di 10 giorni no, almeno 10 giorni a Los Angeles. O da solo con qualcuno, cioè se viene qualcuno non mi importa. L'unico problema che ho è innanzitutto capire quali sono le regole per il Covid, perché da quello che ho capito bastano solo i tamponi, quindi se bastano i tamponi vada, cioè si parte. E no, l'altro problema è anche che il mio passaporto è scaduto, quindi devo rinnovare il passaporto. Già, devo fare anche quello. Quante cose, ragazzi miei, quante cose, non sono psicologicamente pronta, devo fare troppe cose, devo impegnarmi. Devo davvero, soprattutto in questi giorni, in queste 2 settimane, tra questa settimana e la prossima, mettermi sotto, tipo farmi dei planning assurdi su quello che devo fare, farmi delle to-do list lunghe, boh, come i rotoloni a Regina. E niente, devo riuscire a farcela. Io credo in me, come le frasi di Pinterest, io credo in me stessa, quindi ce la farò. Comunque, non so se avete notato, ma sto pubblicando tantissimi video su TikTok perché mi sto realmente impegnando ed è per quello anche che non mi viene da registrare video su YouTube, perché di solito quando pubblico le storie di Instagram dico, ah, devo fare il video di YouTube e poi quando mi metto a fare il video di YouTube mi dimentico di fare le storie di Instagram, ok? E quando faccio TikTok mi dimentico di fare il video YouTube e dimenticandomi di fare il video YouTube mi dimentico di fare le storie su Instagram. Quindi, cioè, i video su TikTok sono il peggio perché non mi permettono di fare né video su YouTube né storie di Instagram. Una reazione a catena, capito? Vabbè, sono troppo stupida. No, comunque, ho ricominciato a pubblicare un po' più spesso su TikTok. Mi piace questa cosa, continuerò così. Ho pubblicato anche 2 foto su Instagram ultimamente, strano perché non pubblicavo da un sacco. Però giuro che adesso mi impegno anche sotto questo lato della mia vita, YouTube, TikTok, Instagram, i miei vari social che ho, li porterò avanti e insieme amici ce la faremo ad arrivare a Los Angeles tutti insieme. Obiettivo comunque è Los Angeles, non ce n'è, quello è l'obiettivo della mia vita. Va bene amici, allora sono passati già 17 minuti, avevo detto quanto? 15? Vabbè, 17 vanno bene lo stesso. Spero che questo video di Virgi che parla a vanvera per 20 minuti praticamente vi sia piaciuto. Lasciate un bel like, un commento, se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi. Idee per i prossimi video, tra l'altro, se ne avete scrivetemi giù, secondo me è carino. 24 ore senza telefono, 24 ore in macchina, che so che è un'idea che vi piace. E poi ci devo pensare, vabbè, altri video ovviamente delle mie giornate che so che quelle vi piacciono. E vedremo, poi con il tempo quando mi viene in mente un'idea la faccio e basta. Va bene, qua ho un capello biondissimo, non so da dove sia spuntato. Ok, spero che il video vi sia piaciuto, l'ho già detto, lasciate un like, un commento se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi. Noi ci vediamo nel prossimo video, un bacione, ciao!